scelto di portare questa iniziativa su questa parete di RFI all'interno del sottovia Quintino Sella perché abbiamo voluto collegarci alla riqualificazione di via Sparano, all'effetto canocchiale di via Sparano, cercando idealmente di far sì che chi passeggia per Bari possa anche prendere altri itinerari e quindi fare Corso Italia, che in parte è stata riqualificata dalle ferrovie Apollo Lucane. Noi stiamo dando un contributo a migliorare le condizioni del sottovia Quintino Sella e di tutta la parte che da in via Quintino Sella arriva a Redentore prossimamente. Questo murale l'abbiamo inserito in un progetto all'interno delle RCU, le reti civiche, quindi la rete civica San Nicola Murà, e insieme a Vital Vernici, Retec Bari, Chiccolino abbiamo coinvolto una serie di volontari che ringraziamo. Abbiamo selezionato l'opera di Angela Matarrese, che questa è un omaggio a Morricone, che ben si sposa con l'attività che anche Cinema svolge da 4 anni, cioè quella di aver ridato vita in un modo molto partecipato, orizzontale, democratico, coinvolgendo artisti famosi e artisti emergenti nell'ultimo grande cinema di Bari. Quindi noi abbiamo diversificato con un'attività polifunzionale e abbiamo salvato l'ultima grande sala di Bari, che è l'ex Royal, ex Lucciola, ex Teatro dei Ferrovieri.